Giovanna, in cosa consiste l'iniziativa della solidarietà di oggi? Allora, alcune mandi, molti hanno preparato alcune alcuni dolci per aiutare la ricerca di Telecom. Tu hai aiutato mamma a fare dolci? Ho aiutato mamma a fare dolci. Come sta andando la vendita? Sta andando bene. Penso che raccoglieremo un po' di soldi per aiutare mamma nelle ricerche. Voi avete contribuito pure? Certo. Cosa avete fatto? Abbiamo preso una scatolina e abbiamo raccolto tanto di amico. Ale, mi spieghi cosa state facendo oggi? Vediamo qui. Un euro si prende un bicchiere di Coca-Cola, di guarda, di Sprite. A chi andranno i soldi? A chi andranno i soldi? Professoressa Frangalilla, coordinatrice del progetto La Merenda della Solidarietà, in cosa consiste? Consiste nella raccolta fondi con la vendita di queste torte per devoluto a Telecom, che riteniamo un'iniziativa importantissima ai fini della ricerca per le malattie genetiche. Per la solidarietà coincide con Natale, dicevo poco fa. Stamattina è un momento in cui si sono esibiti i nostri ragazzi, la volta che il Natale si associa alla solidarietà, si associa al momento in cui ognuno non deve pensare soltanto alle feste, alle grandi mangiate, ma deve anche pensare a chi in questo momento ha bisogno. Ecco, la solidarietà. La scuola opera in questa direzione. Farfalla andò dal bruco e disse: un giorno avrai anche tu delle ali verdi, rosse, gialle e blu. Ed il bruco le rispose: mi accontento delle mie zampe rugose. Il pavone ostentava le sue piume di cristallo, disse al corvo: guarda quanto sono bello. Ed il corvo a bassa voce: sarei bello, ma io sono più veloce. Ognuno ha qualcosa dentro di sé, e basta cercarla, vedere di trovarla, capire dov'è. Ognuno ha un talento e ce l'hai anche tu, anche se per ora le tue insicurezze sfamano e crescono le tristezze di questa vita che non ti vuole, tanto domani c'è sempre il sole. Pensa così, fai solamente quello che credi, non ascoltare se non ti fidi, nemmeno a me. E non sono certo niente di diverso rispetto anche a te. Taratara, 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 Leone ostacolava il passaggio all'elefante, disse: beh, non ti inchini, sono il re. Il gigante disse al re: io mi inchino, però vivo più di te. Mica la cicala, canti sempre, poi che fai? Son sicura quest'inverno morirai. La cicala a replicare: io un concerto oggi ti vorrei invitare. Ognuno ha qualcosa dentro di sé, e basta cercarla, veder di trovarla, capire dov'è. Ognuno ha un talento e ce l'hai anche. E se per ora le tue insicurezze sfamano e crescono le tristezze di questa vita che non ti vuole, tanto domani c'è sempre il sole. Pensa così, fai solamente quello che credi, non ascoltare se non ti fidi, nemmeno a me. E non sono certo niente di diverso rispetto anche a te. E non sono certo niente di diverso rispetto anche a te.
che non sono certo niente di diverso rispetto anche a te. Taratara.